condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro, che confido ispiri lo sforzo comune verso il superamento di questa emergenza sanitaria e della crisi economica e che certamente caratterizzerà nelle mie ambizioni l'azione di questo governo. Grazie. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sulla mozione di fiducia Davide Crippa, Molinari Del Rio, Chiuto, Boschi, Fornaro e Sciulli al numero 1422. Presenti 596, votanti 591, astenuti 5, maggioranza 296, hanno votato sì 535, hanno votato no 56, la Camera approva. La Camera approva dopo il Senato e quindi il governo Draghi è ufficialmente in carica. Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati. In questo venerdì 19 febbraio si chiude un'altra settimana della nostra trasmissione. Io sono Giulia Maestrini, questo è il nostro appuntamento appunto del mattino con le notizie, e quello che avete sentito era un estratto dell'ultima frase del discorso di Mario Draghi. Draghi alla Camera, in realtà non ha ripetuto il suo discorso che aveva pronunciato il giorno prima al Senato, ma soltanto le repliche in tardo pomeriggio dopo gli interventi della Camera, dei parlamentari, e poi ieri sera dopo cena il voto, abbiamo sentito la proclamazione da parte del Presidente della Camera Fico, e quindi anche la Camera ha approvato, la maggioranza è larga, larghissima come sapevamo e come è stata anche al Senato. Una trentina i ribelli dei 5 Stelle fra contrari, astenuti e assenti dal voto, che si sommano a quella truppa di una quindicina di senatori che avevano votato contro l'altro ieri al Senato e che il Movimento ha già annunciato che espellerà proprio dal Movimento e che quindi andranno verso un nuovo gruppo, un gruppo misto, ancora non è chiaro, ma che sicuramente sancisce questa spaccatura all'interno proprio di quello che era il primo partito, ricordiamolo, in Parlamento. Mario Draghi ha di fronte a sé tante sfide, la prima è quella della vaccinazione per aumentare i numeri, accelerare i tempi e portare almeno la metà degli italiani a essere vaccinata entro l'estate, questo è il suo obiettivo, oggi il suo debutto, fra virgolette, per lui che certo non ha bisogno di debutti. Al G7, idealmente ospitato dalla Gran Bretagna, ma in realtà, come sappiamo, online, e la sua prima partecipazione in veste di Premier, chiaramente. Intanto in Italia il bollettino segna numeri stabili, ma che non calano e che anzi ridisegnano le regioni. Oggi pomeriggio, come al solito, la presentazione dei dati del monitoraggio della settimana e poi la decisione sulle variazioni di colore delle regioni. Val d'Aosta potrebbe andare addirittura verso la zona bianca se dimostra di aver avuto per la terza settimana di fila solo meno di 50 casi positivi ogni 100.000 abitanti. Zona bianca che significa sostanzialmente ritorno alla normalità. Ma per la Val d'Aosta che va verso la zona bianca c'è l'Abruzzo che va verso quella rossa e tante regioni in mezzo che stanno in arancione perché i numeri appunto non calano e anzi ci sono insomma nuovi focolai e nuove situazioni di criticità. Fra l'altro vi annuncio già che proprio per parlare di focolai e soprattutto di varianti, questa grande parola di cui tutti parlano ma su cui si capisce molto poco, avremo ospite nella seconda parte della nostra trasmissione la professoressa Maria Grazia Cusi, che è il direttore dell'unità di microbiologia e virologia delle Scotte, proprio per parlare del virus. Rapidamente sui giornali nazionali andiamo a vedere un po' di titoli, partendo dal Corriere della Sera: fiducia a Draghi, 5 Stelle franano, alla Camera 535 sì e 56 no, Movimento 5 Stelle nel caos, altri 31 ribelli, annunciata l'espulsione di 15 senatori. E ancora il Premier dice lotta a corruzione e mafia e tempi ragionevoli per il giusto processo, deputato leghista vota contro e passa a Fratelli d'Italia. Questo è appunto la politica in primo piano. Anche sulla Repubblica, vaccini, Draghi è
accelera, più dosi, centri e militari per immunizzare entro giugno metà degli italiani. L'obiettivo è salvare il turismo. L'epidemia non si ferma. La variante inglese, individuata ormai in un caso su tre, cresce l'indice RT. E ancora fiducia alla Camera con 535 sì, altri 30 ribelli, terremoto nel Movimento 5 Stelle. Questo ancora. E invece sulla stampa il titolo è proprio sull'economia. Draghi, modello Genova per il recovery. Oggi il premier debutta al G7, quello che vi dicevo. Grillini lacerati, 15 espulsioni. Meloni, senza di noi saremmo la Corea. Ieri la Meloni nel suo intervento ha detto: in questo Parlamento commissariato siamo gli unici liberi, una frase del genere. Fiducia anche alla Camera con 535 sì, esecutivo al lavoro, si parte da fondi europei, pandemia e licenziamenti, blocco dei licenziamenti che vi ricordo scade il 30 di marzo e che è sul tavolo con i sindacati. E ancora sulla Repubblica si parla di scuola, perché uno dei temi è chiaramente la scuola. A scuola fino al 30 giugno, così sarà la maturità, rientro in classe per tutti il 6 settembre, si comincia a stilare il calendario. In realtà anche sul Corriere della Sera parla, ma non è richiamato in prima pagina, sì, ecco che è richiamato in prima pagina, ecco qua l'intervista al neo ministro dell'istruzione Bianchi, che dice: maturità niente scritti, perché probabilmente si andrà di nuovo verso un esame di maturità con il solo orale e l'elaborato. Bianchi dice: non chiamate la tesina, deve essere un elaborato complesso, ma insomma si va verso anche una rimodulazione del calendario scolastico che come sapete Draghi ha messo al centro l'istruzione, insomma, del suo piano, anche per adeguarsi un pochino ai tempi europei. Pochi giorni fa c'era un articolo interessante che diceva proprio: l'Italia è l'unica che ha ancora le vacanze tutte concentrate d'estate nei tre mesi, mentre gli altri paesi ormai da tempo fanno blocchi più brevi e vacanze poi spalmate durante tutto l'anno, anche per appunto non concentrare tutto insieme. Vedremo cosa si deciderà. Un paio di notizie al volo, perché siamo già in corsa. Centro pagina sul Corriere, il fotone è dedicato a Liliana Segre, che ieri si è vaccinata nella sua Milano. Segre, l'appello agli over 80: vaccinatevi senza paura. Trattativa con le regioni che non vogliono passare in zona arancione. Questa è sulla pandemia, è la sua foto da ultraottantenne, appunto, come testimonial della campagna vaccinale. Invece dalla Repubblica, centro pagina, vi segnalo una storia di sport e giudiziaria, perché ieri il marciatore Alex Schwarzer, che qualcuno di voi si ricorda, molti di voi si ricorderanno per le grandi risultati sportivi, ma anche per la tempesta che si è abbattuta su di lui per il doping, bene, ieri il tribunale di Bolzano lo ha assolto definitivamente. Infatti il titolo è: via dall'inferno dopo 5 anni, ora datemi le Olimpiadi. Assolto Alex Schwarzer, lo troviamo anche sulla stampa centropagina: doping, Schwarzer vittima di un complotto, ora datemi le Olimpiadi. L'azzurro della marcia assolto dal tribunale di Bolzano. E c'è un bellissimo una bellissima analisi firmata da Gabriele Romagnoli, che si intitola: Alex il più forte di tutti, che fa paura come Pantani. Questo il commento. Infine, sempre dalla stampa, una notizia delle stelle: a terra Perseverance, ecco le foto di Marte, perché ieri, dopo un viaggio lungo 7 mesi, la sonda della NASA è atterrata proprio su Marte, da cui sta cominciando a trasmettere le prime immagini. Ecco qua, questi sono i titoli sostanzialmente dei giornali nazionali. Io mi fermo qui e andiamo in pubblicità e poi torniamo con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, bentornati in diretta venerdì 19 di febbraio. Apriamo la pagina locale con una notizia di giudiziaria, perché ieri c'è stato di nuovo il processo per il crack della Cissiena. Davanti ai PM una deposizione fiume, davanti al giudice scusate, una deposizione fiume di Mezza Roma, l'ex presidente che ha risposto alle domande dei PM. E appunto la procura ha chiesto il rinvio a giudizio proprio per Mezza Roma, per Giuseppe Mussari e altri 3 dirigenti di MPS in merito alla gestione del marchio. Sentiamo il servizio.
Sul campo la gloria è passata da un pezzo, ma nelle aule dei tribunali la storia centenaria della Robur continua a tenere banco, o almeno la parte che sarebbe meglio dimenticare. L'ultimo capitolo riguarda il filone di indagine relativo alla cessione del marchio. La procura di Siena ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente Massimo Mezzaroma, per l'ex numero uno di MPS Giuseppe Mussari e per altri tre dirigenti della banca coinvolti nell'operazione, datata 2012. Secondo i magistrati, lo stratagemma sarebbe stato utilizzato per consentire alla società calcistica di ottenere una ricca plusvalenza e risorse fresche da immettere a bilancio. A carico dei cinque indagati, il reato contestato è bancarotta preferenziale. Si procederà con rito ordinario e il verdetto dovrebbe arrivare entro fine marzo. Nel procedimento, Banca MPS si è costituita responsabile civile. L'ex patron bianconero è stato protagonista poi nel pomeriggio, quando è stata affrontata la parte relativa al fallimento del Siena. Il costruttore è indagato insieme alla sorella Valentina, i consulenti e i componenti del CDA, con accuse a vario titolo, che vanno dalla bancarotta preferenziale fraudolenta per distrazione di denaro fino al ricorso abusivo al credito. Nel corso della sua deposizione, Mezzaroma, che ha rivendicato di aver investito oltre 33 milioni di euro nel Siena, interrogato dal PM De Flamineis, ha ricostruito i principali passaggi del suo periodo da proprietario del club, ovvero dal 2010 al 2014, partendo da rapporti con MPS, la chiamata di Giorgio Perinetti come direttore sportivo e di Antonio Conte come allenatore, la promozione in A fino al drammatico 2014, concluso con la non iscrizione al campionato, causata, secondo il dirigente, dalla fine dell'apporto finanziario di Rocca Salimbeni e dall'impossibilità da parte della sua famiglia di poter intervenire. Ecco il servizio per parlare di queste e delle altre notizie locali. Ci andiamo a collegare via Skype, come ogni venerdì, con Aldo Tani. Aldo, buongiorno. Buongiorno Giulia e buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Ben trovato, dunque, nuovo capitolo su questo crack della Cissiena e appunto una storia che continua, come abbiamo detto tante volte con te, ci portiamo dietro ancora questi strascichi della giudiziaria degli anni del declino, no? Cioè quando quegli anni in cui come un domino è venuto giù un po' tutto e ancora ci sono le storie nelle aule del tribunale. Che è successo sul Siena? Sì, considera che è come poi dicevo nel servizio, Mezzaroma ha lasciato il Siena nel 2014. Ecco, appunto. Oggi siamo nel 2021, quindi sono passati 7 anni e ancora si discute della cessione del marchio, che è del 2012, quindi 2 anni prima, e del fallimento del Siena. Sulla cessione del marchio a marzo ci dovrebbe essere il pronunciamento del giudice, c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio per Massimo Mezzaroma, che all'epoca era presidente, per Giuseppe Mussari, che per una parte della reggenza Mezzaroma era presidente di Banca MPS, e per altri 3 dirigenti della banca stessa, coinvolti nell'operazione. Era praticamente un'operazione creata ad hoc per immettere liquidità nelle casse del Siena. Siena vendeva il marchio in maniera fittizia e teoricamente a società che lo avrebbero potuto usare, no? Tipo per il merchandising, queste cose così. Mi sembra all'epoca fu valutato dai 16 ai 20 milioni, ecco, vado a memoria, ma non, però insomma a quel tempo erano soldi importanti. In più c'è sempre il filone di indagine aperto relativo al fallimento del Siena, quindi cioè si va a ripescare dei ricordi che forse anzi molti sono sbiaditi nel tempo, però sì. Nell'aula del tribunale purtroppo queste cose continua la menzana, insomma tutta una parte di Siena che non esiste più, ed è un capitolo che però non si chiude, un po' perché i procedimenti giudiziari sono lunghi, 2 perché c'è tanti filoni interessati, perché le vicende erano così complesse. Insomma, tra l'altro ieri alla Camera Mario Draghi ha ribadito tra le sue repliche al Parlamento proprio l'impegno sulla riforma della giustizia, cioè ha parlato proprio di dover dotare il paese di un sistema più efficiente, di processi con una lunghezza decisa, cioè chiara e più normale, insomma, perché come sappiamo la lunghezza dei processi giudiziari in Italia è un male atavico che attanaglia il paese, no? Sì. Credo che siamo in una situazione giusta, nel senso che con una tecnica come Marta Cartabia al Ministero della Giustizia
credo sia la persona indicata per fare le riforme, perché i tecnici sappiamo tutti che non hanno il peso politico, quindi non è che devono andare in contravoti. Di solito i tecnici sono bravissimi quando c'è da tagliare o deve fare riforme scomode e vengono chiamati a togliere le castagne dal fuoco della politica. Cioè, se uno pensa alla famosa legge Fornero, che poi è stata mandata in pensione, proprio legge sulle pensioni, ecco, fu fatta da una persona tecnica che non aveva problemi a farla, quindi la Cartabia può benissimo fare questa legge, anche che se ne parla, tutti i governi che entrano in carica dicono va riformata la giustizia perché così non va. Esatto. Poi la giustizia è sempre lì, anche perché la giustizia è una mole enorme, quindi lo dicono in maniera generica. La giustizia sappiamo che è fatta da due componenti essenziali, una che è la parte civile e quell'altra la parte penale, e sembra intanto vogliono partire da quella civile e poi arrivare al penale. Intanto partiamo da una parte, poi vediamo che succede. Sì, abbattere quei tempi sarebbe sicuramente necessario. Per cambiare invece tema, quello che non riusciamo ad abbattere sono i numeri della pandemia, e anzi a Siena sta succedendo qualcosa, perché comunque anche ieri era la provincia più colpita, per esempio in Toscana, dopo soltanto la provincia di Pistoia, dove ci sono questi focolai importanti. Ci sono delle zone a rischio, appunto Monteroni con questo focolaio importante che ha chiuso le scuole, ma anche ieri Monteriggioni, anche il sindaco di Monteriggioni ha fatto un comunicato congiunto con il direttore dell'ASL, no? C'è a Colle e a Poggibonsi le varianti inglesi e tantissimi tamponi processati ogni giorno. Che ci sta accadendo? Qual è la questione? Ci sta accadendo semplicemente, penso che queste varianti vanno più rapidamente delle nostre contromisure, perché qui, come poi è successo a Chiusi, perché è partito tutto, ricordiamo, dall'Umbria, che era una zona con una situazione abbastanza drammatica e che infatti ha ancora quasi tutto il territorio in zona rossa praticamente, la contiguità con il sud della provincia di Siena, quindi parliamo di Chiusi, ha avviato il primo focolaio, poi comunque la gente bene o male da ottobre, quindi dalla seconda fase del lockdown, chiamiamolo sì, che poi il lockdown non è stato, si muove, e questo permette al virus di circolare. E niente, siamo ritornati in questa prima fase del 2021 e mi sembra la situazione stia tornando indietro, si fa come gamberi, cioè si è trovato il vaccino ma la pandemia non lo so, sembra andare più veloce. Queste varianti stanno colpendo la provincia da nord a sud, perché ha citato Monteriggioni, dove c'è un'azienda che ha 18 dipendenti positivi, c'è Monteroni dove il sindaco tiene osservazione le scuole, c'è più di 200 persone in isolamento, quarantena, sì. E parliamo di due territori che sono in quel progetto un faraone, era la Grande Siena, perché sono attaccati a Siena. Certo, la cintura, quindi, dei comuni della periferia. Va da sé che se te sei cinturato da nord a sud, anche il capoluogo non è al sicuro, però il capoluogo non è fatto da 6.000 o 5.000 persone, ma è fatto da 50.000 persone, e non lo so. Il rischio è che vengano prese misure drastiche per evitare per contenere la situazione. Bisogna vedere che succederà, ma non mi sembra che la situazione sia messa benissimo, anche perché poi da quell'altro lato i vaccini non procedono, è inutile, c'è poco da dire, procedono troppo troppo lenti, e quindi non si riesce a controbattere con misure efficaci il virus, perché poi la gente non la può più chiudere in casa. Perché sappiamo tutti che comunque ci sono delle esigenze economiche che sono importanti, e parliamo semplicemente del lavoro, non di sa quali altre, certo, situazioni. E quindi circolando le persone circola il virus. Poi questa settimana per le vaccinazioni era quella un pochino, diciamo, non dico di scena, ma quasi, cioè le dosi soprattutto sugli over 80 erano veramente poche. Si è detto che è da lunedì prossimo che dovrebbe cominciare davvero, e si vedrà se questo sistema approntato funziona oppure no. Però la scena andava bene il 27 dicembre. No,
Sono d'accordo, però se tu dai ai medici 6 dosi per uno è poco più che scenografia. No, ma non è vero, cioè non è una storia. Se te il primo giorno vaccini 84 persone, perché tante sono state vaccinate in Toscana, 84. Appunto, in Toscana, Su 3.700.000 persone sono state vaccinate 84, fra gli over 80. E poi ti interrompi, fai quel giorno di scena, e poi ti interrompi e riprendi dopo una settimana. Quella è una parata che andava bene il 27 dicembre, non va bene quando è stato lunedì, 15 di febbraio non va assolutamente bene. Quindi o ci si dà una mossa, o se no è inutile piangere tutte le volte che questo virus si fa sentire, perché tanto sappiamo tutti che le misure che sono state prese a marzo ora non si possono prendere, perché va da sé che quei ristori e quei bonus che sono stati dati quasi un anno fa ora non vengono dati, quindi la gente continua a fare quello che deve fare e porta con sé il virus. Quindi o si portano questi vaccini, perché tutte le volte si fa questi annunci, ora ieri AstraZeneca, anzi è stato dato via libera AstraZeneca, con fino a 65 anni, benissimo, portiamo questi vaccini, visto che soprattutto di AstraZeneca l'Italia come tutta l'Unione Europea ha fatto un contratto mostro, e quindi siamo legati a mani e piedi a questo colosso farmaceutico, e quindi portiamo queste dosi di vaccino e iniziamo a farli, perché se non vado errato, ma qui mi potrei sbagliare, anche la fase di vaccinazione, le categorie prioritarie, quindi forze dell'ordine, scuola, università, eccetera, però al momento è stata fatta solo al personale docente. Quindi le forze dell'ordine ancora sono fuori. Sì. Anche quella è una parata, cioè il virus però non è uno scherzo, non è un gioco, bisogna fare questa vaccinazione e non c'è niente, cioè c'è solo da fare quello. Assolutamente, sono d'accordo, perché tanto è solo quello che ci tirerà fuori, insomma, da questa situazione. Senti Aldo, un'ultima cosa prima di salutarti, la pesco dalla Nazione, non c'entra niente con la pandemia, ma c'entra con il futuro e la visione della città, e si parla di Santa Maria della Scala, perché ieri, come avevamo detto l'altro ieri, è stata approvata dalla Commissione lo statuto che dovrebbe sistemare la nuova fondazione nascente, ma oggi c'è una nuova idea, perché come sappiamo e come sai bene, perché l'hai raccontato spesso, il comune vuole rompere con Opera per il contratto per la gestione, che è in scadenza in autunno, e la Nazione dice che una delle ipotesi per la gestione del polo è l'idea di usare la Siena parcheggi, e qui c'è un grande punto interrogativo, perché mi chiedo che competenze ha la Siena Parcheggi per gestire il Santa Maria della Scala? Leggo dalla Nazione, cito testualmente: l'unica società di proprietà comunale Siena Parcheggi che gestirebbe in proprio le biglietterie, le pulizie, la custodia e la vigilanza, affidando ad altri la produzione degli eventi culturali. Giunta e Siena Parcheggi ne stanno discutendo da tempo. Ecco, te la metto lì sul tavolo come la leggo dalla Nazione Pino Di Blasio. Ti lascio senza parole. Vedi? Ti lasci senza parole, guarda, non ci rimango spesso, ma mi lasci senza parole, perché veramente io non so che dirti. Cioè, la cosa è abbastanza strana, nel senso, bisognerà saperne di più, perché c'era in essere questa riforma che doveva portare la fondazione, quindi ci sarebbe stato delle persone, diciamo, di carattere tecnico, per chiamare quello che succede ora al governo, esatto, ad occuparsene, comunque con una commissione all'inizio di enti pubblici, ma poi di enti privati, perché come abbiamo detto tante volte, senza il privato poi non si va da nessuna parte, porta soldi, non si va da nessuna parte. Ora, non so quale competenza possa avere la Siena Parcheggi, insomma. No, più che altro perché si tratterebbe di splittare nuovamente, cioè prima avevamo accorpato un unico gestore che potesse fare tutto, e qui invece si dovrebbe scindere di nuovo, perché si dovrebbero occupare loro della parte di servizio, quindi biglietteria, pulizie, custodia e vigilanza, ma chiaramente per tutta quella parte di programmazione culturale, visite guidate, didattica, eccetera, bisognerebbe trovare un soggetto culturale che lo fa. Sì, ecco, però dico, si passa dal più grande, da uno più grandi operatori sulla piazza culturale a livello nazionale, perché poi Opera è legata a Civita Group, e sappiamo comunque quanti musei gestisce in Italia, alla Siena Parcheggi, quindi
Non lo so, non credo la Sera Parcheggi possa abbia le competenze o qualcuno specifico per gestire il Santa Maria della Scala, almeno di piani alternativi che però mi sfuggano al momento, e quindi, come dicevi te, bisognerebbe trovare un'altra persona che se ne occupa, un altro gestore, non so, un'altra figura che se ne occupa, e mi sembra che ci si allontani dall'obiettivo, ecco. Tu fra l'altro avevi raccolto, quando andasti a San Gimignano per la presentazione del grande project financing, avevi raccolto proprio dal presidente di Opera la disponibilità e anzi l'interesse a restare, no? Cioè loro dissero proprio a noi. Che poi dopo quella, cioè quello a me dietro una conferma ufficiosa, ma poi dopo poche ore uscirono, arrivò il comunicato ufficiale in cui loro dicevano che sarebbero rimasti, però in questo credo sia un tentativo che cadrà nel vuoto, perché non credo che il sindaco, almeno per quello ha lasciato intendere, li rinnoverà il contratto sembra scadere al 9 di novembre, sì, è d'autunno, sì. Quindi il sindaco ha sempre ribadito che vuole prendere la sua strada, e credo che la fondazione vada proprio in questa direzione, nel senso ancora il progetto non è arrivato a compimento, perché sappiamo che comunque devono fare una serie di passaggi, però credo la fondazione vada in questa direzione, e quindi credo che Opera, alla scadenza naturale del contratto, sarà un ricordo. Assolutamente, cercheremo di capirne di più anche noi, insomma, nelle prossime ore. Io ti ringrazio e ti saluto, Aldo Tani, ti auguro una buona giornata. Buona giornata anche a te, Giulia. Grazie di essere stato con noi. E noi ci fermiamo, pubblicità, e poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta venerdì 19 di febbraio, e per noi è il momento di fare come sempre il nostro salto oltre le mura e andiamo a collegarci via Skype con Simone Bachini nella sua auto. Simone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato. Dove stai andando oggi? Qual è il piano della Toscana? Che sta accadendo? Sta accadendo? No, vabbè, diciamo che stamattina partiamo da quelle notizie che riguardano quartieri, paesi, un po' simpatiche anche. Ne parla proprio il Corriere Fiorentino, di questo quartiere di Lucca dove ci sono queste gazze ladre che arrivano e beccano proprio le persone che escono di casa. Che cattive! Sono costretti, cattivissime, e quindi questo paese che si chiama, questa frazione si chiama Muggiano, adesso devo capire dov'è, insomma, e quindi niente. Quindi sei alla ricerca di storie un po' per alleggerire la nostra quotidianità investita. Sì. Vabbè, la storia del piccolo paese, del piccolo è sempre quella che è particolare, insomma, via, e che è bello raccontare, via. Assolutamente. Siete stati voi a Pistoia o comunque in provincia di Pistoia, dove i numeri del virus, insomma, stanno creando un po' un caso, no? In questa provincia così colpita in questo momento? Sì, ho parlato col sindaco di Pistoia ieri, che insomma, per tutto il pomeriggio ha fatto proprio un meeting, una riunione con l'ASL, e come dire, queste varianti moltiplicano i dati in maniera sensibile. Però io ieri ero sempre in zona, la zona Lucca, Pistoia, io ho visto più ambulanze. Quello è un dato che ogni tanto percepisco nel momento in cui la curva risale. Un dato empirico proprio. Sì, si vede, cioè è tangibile, almeno mi sembra, non è che voglio, perché magari poi so che i dati sono in risalita e quindi ci faccio più caso, però anche poi quando guardi le ambulanze, le persone sono, come dire, tutte scafandrate, certo. Quindi si capisce che vanno a prendere un paziente Covid, ecco, detta proprio così. Io credo che ci si possa far poco ormai, quello che deve essere, quindi ora l'onda è risalita,
vedremo se alcuni paesini o comunque luoghi di Pistoia saranno zona rossa. Ho sentito dire che l'idea sarebbe quella del comune più i comuni intorno, quindi creare una specie di bolle, no, di contenimento. Di bolle, sì. Vediamo. Oggi fra l'altro è il giorno del monitoraggio settimanale, la Toscana resterà in zona arancione, non ha nessuna speranza, insomma, di muoversi, anzi se si muove va pure peggio, quindi no, rimaniamo così e attendiamo, insomma, e vediamo quello che succede, ecco, c'è da dir poco, perché credo che quando poi l'onda cresce, insomma, credo che bisognerà riprendere bene il tracciamento, quello sarà una cosa fondamentale. Tra l'altro adesso è più complicato, no? Perché con le varianti addirittura il tracciamento va indietro di 14 giorni e quindi chiaramente sì. I contatti si moltiplicano e esplodono, perché già era difficile tracciare le 48 ore precedenti, 14 giorni sono una cifra monstre. Sì, e anche per questo che a Monteroni ci sono più di 200 persone in isolamento, proprio perché chiaramente la catena si allunga. Certo, non lo so, penso che i centri, quello al Palazzo dei Congressi di Firenze, Carrara e Arezzo, no? Dov'è l'altro? Dovrebbero essere attivi, non lo so, questo magari oggi ci penserò un attimo, perché insomma... Quello secondo me l'altra volta è stato fondamentale, no? Certo. Cioè fu un modo per recuperare. Questo è. Poi in Toscana c'è un'altra rivolta in queste ore, insomma. E qual è? Ieri sono andato a Monte Carlo di Lucca, che magari in maniera minore, però sono questi paesi legati molto alle produzioni vinicole tipiche, sì. No? Il bianco di Monte Carlo, e lì sono sul piede di guerra per questo famoso bollino da mettere sulle bottiglie, dove si dice il vino nuoce gravemente alla salute. Ah, vedi, questa me l'ero persa, non lo sapevo. Questo è un diktat europeo. Che pian piano sta iniziando a poter essere una minaccia, perché insomma, se sull'etichetta, e quindi non lo so, forse questo paese, che tra virgolette poi per una serie di migrazioni è molto legato alla Francia, quindi so che in Francia c'erano già state una serie di rivolte, nel senso il tema aveva già preso molto, e quindi ieri sono andato in questo paese che fa specie, perché poi con la zona rossa sono quei paesi enoteca, no? Nel senso, queste vie bellissime, caratteristiche, con le botti per gli assaggi, non c'è niente, tutto fermo. Ci manca un po' questa roba qua, questi giri nelle nostre campagne, vabbè. Prima o poi. Quindi no, allora hanno detto che insomma, ora attenzione, no? Ci mancherebbe altro, l'abuso di alcol, ma c'è tanti modi per dirlo, metterlo certo. Sulla bottiglia, insomma. No, ecco, anche no. Fra l'altro, insomma, il vino è, ora è banale dirlo, ma è altro che eccellenza del paese, insomma, è anche un po' una fetta di produzione importante, per cui si toglie il vino all'Italia, ecco. Sì, è alla Toscana in particolare. E alla Toscana, diciamo, in particolare, assolutamente. Cioè, perché insomma ci sono 4-5 zone che lasciamo perdere. Ho fatto un'intervista molto bella ad un ragazzo, Lorenzo, giovanissimo, poco più che ventenne, che ha scommesso con degli amici in un piccolo, una piccola enoteca, in un piccolo bar, e quindi lui dice... attenzione, lavoro e cultura. Beh, certo. E lui dice: poi io sono anche il primo a dire a dei ragazzi se esagerano, insomma, che non va bene, che c'è da tornare a casa la sera. Quindi, insomma,
ho visto in lui responsabilità, ecco, via, vino come cultura, non solo sballo, seppur insomma si sa bene, insomma, quel bicchiere in più a volte è anche un modo di vita, insomma, è cultura anche che arriva da anni e anni e anni, insomma, ecco, così. Vabbè, andrà monitorata senza dubbio. Bene Simone, allora io ti ringrazio e ti mando in giro, insomma, come sempre, per raccontarci la nostra Toscana. Sì, ah vabbè, c'è stato questo episodio di questa ragazza a Prato ieri, che è salita sul treno. Ah sì, è vero, molto brutto, ho letto sui giornali, sì. Un episodio di razzismo, costruito, questa è la cosa che più mi ha rabbrividito, perché ho parlato con la ragazza e praticamente una signora gli ha detto: stai starnutendo. Una ragazza brasiliana, se non sbaglio, giusto? Quindi con la pelle mulatta, e quindi mulatta. Le hanno detto: siete voi che portate il virus. Siete voi che portate il virus. Ora vado a chiamare un capotreno, no? La ragazza si è un po', diciamo, impaurita, e lì è stata costruita una scenetta, perché la donna ha chiamato una persona che si è finta capotreno. Ah, pure? Non ha chiamato il capotreno? No, Trenitalia smentisce, perché il capotreno era una donna. Quindi insomma, era facile individuarla rispetto a un uomo. E la ragazza poi ha affermato che chi le ha detto di scendere non aveva il cappello e aveva un trolley. Quindi è stata inscenata una... Cioè praticamente l'hanno cacciata dal treno per il solo fatto di essere mulatta, e quindi abbinata alla variante brasiliana, e quindi incolpata di essere un'untrice, fra virgolette. Sì. Roba dell'altro mondo. Con uno stratagemma. Mi spiace per lei che è caduta in questo fatto, perché doveva prendere lo zaino e tirargliela questi due. In effetti un po'. Vabbè, è così. Simo. Novenne, così. Vabbè. Buon lavoro, buona giornata, buon giro per la nostra bella regione, che prima o poi anche noi torneremo a girare, speriamo. Ciao a tutti. Noi invece ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi parliamo appunto di varianti. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Dunque, abbiamo parlato di numeri in crescita, di chiusure, di varianti, di Covid che avanza, come appunto ci siamo detti molte volte. Sappiamo che a Monteroni c'è uno dei focolai principali in questo momento, perché c'è questa variante brasiliana che è stata riscontrata nella scuola media, con diversi casi, e ha portato il sindaco Berni a chiudere le scuole e a richiedere all'ASL uno screening di massa, perché stanno facendo tantissimi tamponi proprio per isolare. Però Berni dice anche che per ora i numeri sono bassi per pensare a una zona rossa, come è stato fatto a Chiusi. Sentiamo il servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. Le varianti preoccupano anche il comune di Monteroni d'Arbia. Tutto è partito da un focolaio nella scuola media Renato Fucini, 13 casi tra gli allievi che la frequentano. Da qui la decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado all'interno del comune. Abbiamo 36 casi risultati positivi agli esiti del tampone e circa 200 persone sottoposte alla prescrizione, quindi all'isolamento della quarantena. Ovviamente i nostri dati sono da noi monitorati oramai da giorni, e come abbiamo ripetuto anche altre volte, possono essere sottoposti anche a delle variazioni nelle prossime ore. Intanto è arrivata una comunicazione chiara a tutte le famiglie degli studenti delle scuole medie. Facciamo presente, si legge, che l'azienda sanitaria potrebbe prescrivere la quarantena a tutti gli studenti e dal corpo docente. Visto il numero cospicuo delle persone da contattare, le procedure necessitano del tempo opportuno. Pertanto, prosegue la comunicazione, è fondamentale rimanere nelle proprie abitazioni, mantenere il distanziamento.
lavorando con l'azienda sanitaria per mettere in atto una misura molto tempestiva, anche in ordine al tempo in cui potrà essere appunto realizzata, di screening, e quindi attraverso l'effettuazione del tampone a tutti i ragazzi delle scuole medie, quindi non solo alla sezione, non solo a coloro che già rientravano all'interno del tracciamento già effettuato nei giorni precedenti, ma a tutti i ragazzi che hanno frequentato e che sono iscritti alle nostre, appunto all'Istituto Renato Fucini, alle nostre scuole medie. Qui ecco, mi preme anche di ricordare, come ho già detto, che noi non escludiamo nessuna ipotesi. È evidente che valutazioni rispetto anche all'introduzione di ulteriori misure restrittive devono essere messe in relazione anche con i dati che sono alla nostra evidenza. E ecco, intanto sono 956 nuovi casi di coronavirus registrati in tutta la Toscana, numeri che non venivano raggiunti da oltre due mesi. Per la precisione, l'ultima volta in cui i casi erano stati più di 956 era accaduta a inizio dicembre. Il virus dunque circola ancora e il balzo dei nuovi positivi preoccupa la regione. Buongiorno, eccoci qua di nuovo in diretta, scusate, stiamo organizzando il collegamento, e questo era il servizio su Monteroni e sulla variante brasiliana individuata appunto nella scuola. E per parlare anche di questo io provo a collegarmi in regia, vediamo se abbiamo il collegamento attivo, con la professoressa Maria Grazia Accusi all'ospedale delle Scotte. Professoressa, buongiorno, mi sente? Non abbiamo l'audio del collegamento, quindi dobbiamo capire con le Scotte che problema c'è con l'audio. Vediamo intanto se riusciamo a collegarci con loro. Vediamo allora che cosa sta succedendo. Noi abbiamo l'audio, quindi insomma dobbiamo riuscire a capire se entra l'audio dalle Scotte. Ora ci perdonerete, ma la tecnologia, come sappiamo, è stata la base di tutti i nostri collegamenti in queste settimane, in questi mesi, ma non sempre funziona. Vediamo se la professoressa Accusi adesso abbiamo l'audio. No, non la sentiamo. Va bene, allora intanto io ve la presento il nostro ospite, poi quando la sentiamo vediamo anche di andare con lei. La professoressa Maria Grazia Accusi è il direttore dell'unità di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera delle Scotte ed è quella che con il suo team ha appunto analizzato, isolato e continua ad analizzare questo virus. Fra l'altro furono i primi in Toscana a isolare proprio il SARS-CoV-2, e la professoressa disse all'epoca appunto che questo ci avrebbe aiutato a capire anche come muoversi e come affrontare e combattere il virus. Allora io, mentre aspetto di parlare con lei, non so bene che cosa devo fare. Vediamo se c'entra l'audio della professoressa Accusi. Intanto possiamo andare avanti con le notizie, perché parlando proprio di epidemia ci raccontano i giornali non solo che appunto la zona rossa a Monteroni, ma anche tutto quello che sta succedendo nel resto della provincia. Preoccupa la situazione a Siena, come vi dicevo, ma anche un po' in altri luoghi, come nella residenza a Colle Valdelsa, nella residenza per anziani a Colle Valdelsa o a Piancastagnaio, dove si stanno facendo i tamponi rapidi nelle scuole. Forse abbiamo la professoressa Accusi in linea. Eccoci qua. Mi sentite ora? Sì, buongiorno, buongiorno, ben arrivata. Scusateci, queste tecnologie si ribellano a volte. Sì. Se riesce a inquadrarsi un pochino il viso, perché ecco, se no le tagliamo la testa mentre, e no, non mi sembra il caso. Perfetto, eccoci qua. Allora, buongiorno professoressa Maria Grazia Accusi, benvenuta, grazie di essere con noi perché avete un sacco da fare, quindi insomma grazie di averci ritagliato questo spazio. Allora, io vorrei chiederle innanzitutto, voi avete isolato quasi un anno fa, siete stati fra i primi in Toscana a isolare il SARS-CoV-2, no? E cosa è cambiato in quest'anno? Come lo riassume questo suo anno chiusa, penso, dentro il laboratorio? Un anno da dimenticare, penso per tutti.
noi per il lavoro, l'impegno, l'ansia, le preoccupazioni di portare avanti un lavoro piuttosto pesante, soprattutto per motivi di sicurezza a livello sanitario, quindi di salute pubblica. E anche per la popolazione è un anno, diciamo, che ha determinato un cambiamento di vita, di stile di vita per qualsiasi soggetto. Quindi scherzando ho detto un anno da dimenticare, in effetti non direi che è un anno positivo per tantissimi, sotto molti punti di vista, tuttavia qualche cosa tutti abbiamo imparato, chi in un modo chi nell'altro, ad affrontare la vita e soprattutto a dare più considerazione, più valore a certi aspetti della vita. Dal punto di vista poi scientifico, ritornando alla domanda che mi ha fatto, posso dire che molto abbiamo imparato su questo virus. Innanzitutto i cambiamenti a livello della terapia da adottare, quindi se si adotta una terapia rapida all'inizio della sintomatologia è possibile che il soggetto non peggiori e non sia costretto ad andare poi in ospedale e magari anche in rianimazione. Abbiamo imparato anche a cercare di limitare la diffusione, a questo punto come Segugi abbiamo cercato di seguire il percorso del virus e quindi tracciare tutti i contatti, tutte le persone, cercare quanto prima di poter limitare la circolazione del virus, che è un elemento importante e fondamentale da considerare, perché soltanto con questo probabilmente riusciremo un po' a limitare una diffusione estrema di questo virus, che già circola abbondantemente in tutto il mondo e anche nella nostra zona purtroppo. Infatti voi avete proprio isolato in questi giorni anche le cosiddette varianti, no? Cioè avete avuto la conferma che nei tamponi che state analizzando abbiamo trovato la variante inglese in molti tamponi della Valdelsa ad esempio, e anche la variante brasiliana in questa scuola, in questo focolaio alle scuole di Monteroni. Ora io le chiedo se lei ci può aiutare a capire, perché tutti parliamo di varianti ma non abbiamo capito niente. Allora, che significano queste varianti, come nascono e in cosa differiscono dal virus, voi che le avete viste proprio da vicino? Differiscono, comunque appunto si identificano, si caratterizzano. Ok, dunque queste varianti sono sempre SARS-CoV-2. È sempre lo stesso virus, soltanto che il suo codice genetico, il suo genoma in poche parole, è mutato in qualche parte, in qualche zona, e quindi queste mutazioni lo caratterizzano e sono diverse a secondo di una variante o dell'altra rispetto al virus originale, il Wuhan cosiddetto 1, che è partito dalla Cina e che poi ha continuato a circolare, circolava anche in Italia e circola tuttora in certe zone, anche da noi esiste anche il ceppo, diciamo, che ha circolato durante il primo periodo del 2020, nella prima ondata e anche nella seconda ondata. Quindi queste varianti hanno qualche mutazione nel loro genoma. Perché ci preoccupano? Perché alcune hanno questi cambiamenti, queste mutazioni, nella regione della proteina spike. La spike è la proteina che permette di attaccarsi, permette al virus di attaccarsi, di riconoscere la cellula avversario. Se questa regione può essere riconosciuta anche dagli anticorpi protettivi. Quindi se ci sono delle mutazioni in questa zona è possibile che gli anticorpi che proteggevano e che potevano bloccare il virus, è possibile che possano non nello stesso modo impedire al virus variante di attaccarsi. Non questo so se...
chiaramente va a influire, e forse è quello la preoccupazione. Lei parla di anticorpi e quindi anche sia sui vaccini che sugli anticorpi monoclonali, no? Perché erano stati fatti per reagire, ora banalizzandolo per chi non capisce niente di scienza come noi, per reagire a quella proteina lì. Se non la riconosco più perché quella è cambiata, allora il mio virus o il mio anticorpo non funziona più. Quindi questo è un po' il rischio, oppure invece funzioneranno lo stesso, lo possiamo sapere? Allora, in parte lo sappiamo, in parte è sicuramente da approfondire. Innanzitutto volevo dire che quando vacciniamo una persona o una persona che già ha avuto il Covid, non produce un solo tipo di anticorpo, ma diversi anticorpi. Quindi anche se andiamo a perdere, diciamo, l'anticorpo che agiva precisamente in quella zona, ci sono altri che possono comunque agire nello stesso modo e bloccare il virus. Quindi abbiamo visto, già è stato visto da altri ricercatori, che la variante inglese può essere riconosciuta dagli anticorpi dei soggetti sia vaccinati e sia anche quelli che hanno già avuto l'infezione naturale da Covid. Il problema maggiore delle varianti è che queste varianti che abbiamo conosciuto, circolanti anche da noi, hanno una caratteristica, cioè sono più contagiosi, sono più infettivi, cioè hanno subito delle mutazioni che facilitano il virus nella trasmissione, e quindi il numero di infezioni può aumentare notevolmente proprio perché hanno questa maggior facilità. È il motivo per il quale anche il tracciamento è stato così allungato nel tempo, no? Proprio per andare a cercarli. Però mi sembra di capire dagli scienziati come lei che non ci sia una correlazione invece con la gravità della malattia, cioè è più contagioso ma non è necessariamente più letale o in grado di sviluppare una malattia peggiore, è giusto? In parte, perché in linea di massima è stato visto che questi virus possono essere possono comunque dare una minore sintomatologia e quindi una forma più lieve della malattia se un soggetto è già stato vaccinato. Quindi la letalità, anche chi è che ha avuto l'infezione da parte della variante, non è detto che possa presentare una forma più grave. Ora, uno studio più approfondito è stato fatto in Inghilterra, dove la variante inglese oramai ha completamente spostato, eliminato il virus precedente, e è stato visto che c'è un leggero aumento rischio di letalità, ma in realtà non possiamo generalizzarlo. Sono convinta che degli studi più approfonditi debbano essere fatti, perché anche con questa variante possiamo trovare gli asintomatici, abbiamo visto quanti ragazzi sono positivi, eppure anche se infettati dalla variante inglese, eppure risultano quasi asintomatici. Quindi non possiamo sinceramente ora dire che queste varianti siano effettivamente più letali rispetto al virus circolante finora. Senta, i giornali dicono che secondo i dati oggi le varianti si trovano più o meno in un tampone ogni tre, no? Cioè che siamo arrivati a circa un terzo. Quindi secondo lei anche da noi si arriverà man mano alla sostituzione del ceppo originale con i ceppi variati? Questa è la tendenza? Sì, io penso proprio di sì. Arriveremo a una situazione del genere, perché stanno aumentando veramente in maniera molto rapida queste varianti, in particolare la variante inglese. E lo studio di prevalenza di circolazione di questo survey è stato promosso dall'Istituto Superiore di Sanità e moltissimi laboratori di tutto il paese
stanno analizzando le percentuali e la presenza di questo virus, di questo variante nelle proprie aree. In realtà quello che già si comincia a vedere è che la tendenza ad aumentare notevolmente. Ho capito. Senta, professoressa Cusi, un'ultima cosa che mi interessa anche da un punto di vista proprio della mia professione, perché molti scienziati ci stanno dicendo in questi giorni, molti virologi, ma guardate che i virus mutano, cioè è nella loro natura la mutazione, la variante, proprio perché sono fatti così per sopravvivere. E quindi non c'è niente di strano in questo, e è la campagna di terrore che è creata dai giornalisti che continuano a mettere l'attenzione su queste varianti come se fossero una nuova guerra, no, a cui non siamo pronti, mentre invece i dati sanitari dei ricoveri, dei tamponi, delle percentuali eccetera sostanzialmente sono stabili da mesi. Cioè è vero, è colpa nostra che abbiamo creato un mostro che non esiste? No, non è vero. Allora, le varianti, le mutazioni, come dicono tutti i ricercatori, effettivamente esistono, cioè i virus sono dei microorganismi così semplici che costituiti da poche proteine e da un genoma che subisce durante la fase di replicazione delle mutazioni. Siccome questi virus si moltiplicano a dismisura non solo all'interno del soggetto ma anche passando da persona a persona, è facile che possano accumulare delle mutazioni, ma questo è un evento naturale che è presente in virologia, quindi questo non è un aspetto nuovo, diciamo. Il problema specifico è quello che nel caso del SARS-CoV-2 queste mutazioni, guarda caso, o quelle che interessano maggiormente, sono quelle che vanno a colpire la regione spike, che è quella che ci interessa di più per i motivi che già ho menzionato. È per questo che appunto si parla tanto di queste varianti. Secondo lei c'è un collegamento con l'inizio della vaccinazione, cioè che il virus abbia cominciato a mutare dopo che in qualche modo si è sentito, fra virgolette, messo in pericolo dai farmaci e dai vaccini? Ma, no, questo non lo posso dire. Certamente il virus ha subito una pressione selettiva, ma lo fa anche all'interno dell'organismo stesso. Quando l'organismo viene colpito, diciamo infettato da questo virus, si sviluppa un'immunità verso il virus, e talvolta il virus può mutare in maniera tale, in maniera selettiva appunto, in maniera tale da poter prevalere sulla risposta immune dell'ospite. Quindi ora bisogna un attimino ricollegare i tempi, anche la tempistica, quando è che abbiamo iniziato la campagna vaccinale e quando è che è comparsa questa variante o queste varianti. In Inghilterra in realtà la variante è comparsa mi sembra quasi contemporaneamente con l'inizio e l'avvio della campagna di vaccinazione, però mi sembra troppo prematuro in realtà. Ho capito. Senta, un'ultima cosa, giusto davvero per dare anche delle indicazioni, visto che, come ci diceva anche lei, queste varianti andranno pian piano a sostituire il ceppo iniziale, quindi ci dovremo tutti imparare un po' a fare i conti, cosa cambia, se cambia qualcosa nei nostri comportamenti, cioè come ci dobbiamo comportare rispetto a queste varianti? Non cambia niente, le misure sono le stesse, o ci dica lei come approcciare questa situazione? No, comportarsi come sempre, come è stato già indicato all'inizio della pandemia, mantenere sempre le stesse precauzioni, seguire le stesse indicazioni che ci sono state sempre date, non cambia né più né meno, è sempre lo stesso virus, è variante ma è sempre lo stesso virus, quindi dobbiamo solo fare, ripetere sempre la stessa cosa, lavaggio mani, mascherina, distanza, questo. Queste regole che ormai sono diventate dovrebbero essere diventate la nostra bussola, insomma.
Grazie professoressa Maria Grazia Cusi per non solo per essere stata con me, ma anche per il lavoro che lei e il suo laboratorio e i suoi collaboratori state facendo davvero per tutti noi. Grazie e buon lavoro davvero. Grazie a voi, buongiorno, arrivederci. Grazie alla professoressa Maria Grazia Cusi, direttore della microbiologia e virologia dell'ospedale delle Scotte. Noi ci fermiamo, siamo in ritardo, ma chiaramente dovevamo dedicare spazio a questa ospite perché era importante, quindi ultima pausa, torniamo e chiudiamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta venerdì 19 di febbraio, siamo in ritardo, questa è la mia frase guida, il mio spirito guida, ma oggi sono giustificata perché insomma era importante dare spazio alla professoressa Cusi che ci ha spiegato un sacco di cose sulle varianti, perché altrimenti come sempre accade parliamo delle cose e non sappiamo di cosa stiamo parlando, e quindi è davvero un contributo importante il suo, il del suo laboratorio di virologia che davvero sta facendo un grande lavoro non solo per le Scotte ma per tutta la provincia. Noi siamo in chiusura, è finita un'altra settimana, la settimana che ha visto appunto la formazione del nuovo governo, si apre poi la settimana prossima l'ultima partita sui sottosegretari per completare davvero la squadra che dovrebbe portare il paese alle elezioni fra 2 anni, quindi un governo che ci dovrebbe traghettare fuori dalla pandemia, questo è l'obiettivo e questa è la speranza del paese. Inizierà poi una nuova settimana in zona arancione per la Toscana, stasera come sempre i dati del monitoraggio settimanale e vedremo anche qui come si va avanti. Noi intanto andiamo avanti con la nostra ultima rubrica del venerdì, quella con cui chiudiamo la nostra settimana che è dedicata come sapete al territorio, volevo dire al turismo ma poi mi sono accorta che la parola turismo di questo di questi tempi l'abbiamo messa un po' in soffitta, e quindi al territorio, guide per il weekend, la pillola a cura del centro guide che ci portano sempre in giro per il nostro territorio alla scoperta di perle e tesori nascosti e magari meno conosciuti. In questo periodo in cui non si può uscire dal comune, allora noi usciamo dalle mura, mi dicono le ragazze del centro guide, per parlare dei nuovi bastioni senesi, nuovi ma sempre del 1500 stiamo parlando. Quindi grazie a Samu Piras in regia, grazie a tutti voi per essere stati con me anche questa settimana, io vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo lunedì con Buongiorno Siena, la linea va alle guide per il weekend, grazie a tutti, buona giornata. Buongiorno, sono Federica Olla del Centro Guide Siena e stamane vi voglio portare a vedere un bastione ancora oggi visibile nel lato sud-ovest della città. Bisogna uscire da Porta Laterina, svoltare a destra, percorrere un breve tratto di mura e in condizioni ancora discrete direi, si trova questo baluardo, questo bastione che probabilmente realizzato su disegno di Baldassare Peruzzi viene realizzato a cavallo degli anni 20 e 30 del Cinquecento. Che cosa era successo? Nel 1526 Siena vince la battaglia di Camollia, però questa battaglia aveva messo in evidenza una grande fragilità delle mura trecentesche. In effetti Siena era ancora circondata da mura che non erano utili per difendere la città dalle armi da fuoco. Era necessario quindi aggiornarle. Ecco che il comune chiede a Baldassare Peruzzi, appena rientrato dal sacco di Roma del 1527, di occuparsi di questo progetto. La forma del bastione è a cuore, con un muro a scarpa. Questo tipo di struttura difendeva l'angolo delle mura in maniera molto molto più solida e soprattutto riusciva a deviare i colpi di artiglieria, i colpi di cannone. Inoltre era dotato di bocche di fuoco su tutti i lati, in maniera da poter aprire un fuoco ad ampio raggio. Un'altra caratteristica che questo bastione doveva avere era di dialogare visivamente con altri bastioni, uno posto verso nord, l'altro verso sud-ovest, che ovviamente oggi non troviamo più, erano uno nel Colle di San Prospero, l'altro fuori Porta San Marco, sono entrambi andati persi, quello di San Prospero si chiamava dello Sportello e questo nome, questa denominazione ci fa capire che si trovava proprio di fronte a quella che oggi è il vicolo dello Sportello e che accede al prato della Lizza.
Il bastione fuori Porta Laterina era parte di una struttura difensiva piuttosto complessa che comprendeva un po' tutto il perimetro della città. In effetti in quegli anni vengono realizzati 8 fortini, 8 torrazzi si chiamarono a quel tempo, che comprendevano anche per esempio quello fuori Porta Pispini, che ancora è in ottime condizioni, e quello fuori Porta Camollia, il cosiddetto Fortino delle Donne. Però sappiamo anche molto bene che tutta questa struttura difensiva purtroppo non salvò Siena dalla caduta, che pochi anni dopo si verificò ad opera degli eserciti di Carlo V. Quindi vale la pena ricordare che la battaglia di Camollia rappresenta veramente l'ultima vittoria della Repubblica Senese contro il suo nemico di sempre. Però fu una vittoria molto inaspettata, una vittoria sorprendente. Si trattò di una sortita notturna da parte degli eserciti senesi dalle porte della città, soprattutto ovviamente dal lato nord, che colse di sorpresa i soldati accampati nella zona del prato di Camollia e li impaurì talmente tanto che fuggirono verso il Chianti, lasciando addirittura le artiglierie preziosissime sul campo. Questa sconfitta fiorentina viene raccontata da Francesco Vettori, che era consigliere del Papa Clemente VII, a Niccolò Machiavelli con una lettera pochissimi giorni dopo la battaglia, il 5 agosto. Vi leggo cosa scrive Francesco Vettori. «Voi sapete che io malvolentieri mi accordo a credere cosa alcuna soprannaturale, ma questa volta mi pare stata tanto straordinaria, non voglio dire miracolosa, quanto cosa che sia seguita in guerra dal 1494 in qua. E mi pare simile a certe storie che ho lette nella Bibbia, quando entrava una paura negli uomini che fuggivano e non sapevano da chi. Di Siena non uscirono più che 400 fanti e ve n'era il quarto del dominio nostro, banditi e confinati, e 50 cavalli leggeri, e fecero fuggire insino la Castellina 5.000 fanti e 300 cavalli, che seppure si mettevano insieme dopo la prima fuga, 1.000 fanti e 100 cavalli ripigliavano l'artiglieria in capo a 8 ore. Ma senza esser seguiti più di un miglio, ne fuggirono 10. Io ho udito più volte dire che il timore è il maggior signore che si trovi, e in questa mi pare di averne visto l'esperienza cortissima».